Ben ritrovati pinguini, oggi andiamo subito al sodo. Settimana scorsa c'è stata la conferenza Google I.O. in cui sono stati presentati diversi prodotti della serie Pixel. Avevo pensato di poter fare una diretta in cui magari vedevamo insieme alcune presentazioni di questa conferenza, tuttavia ero in viaggio, come dimostrato in questo video che ho fatto durante la mia vacanza. Comunque, entriamo nel merito. You can... They did that. Se siete di ritorno o nuovi, vi voglio ricordare di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così da non perdervi gli altri video che pubblicherò. Inoltre, se volete, seguitemi su Instagram, dove porterò anticipazioni sui video e anche foto del mio cane. Dunque, come vi avevo accennato in questo video, Google ha presentato il loro primo smartwatch, il Google Pixel Watch. Da quando furono rilasciate le indiscrezioni, non è che si sa molto tuttora. Come potete ben vedere, è rotondo, bello, ha una ghiera e due tasti fisici. Vabbè, ma questo lo sapevamo da quando ci fu la favoletta del tizio che si dimentica al ristorante il prototipo del Pixel Watch. E sarà anche fatto con materiali riciclati. Sarà dotato dell'ultima versione di Wear OS e, se voi volete anche le funzionalità di un Fitbit, basterà semplicemente installare l'applicazione. E come gli altri dispositivi della famiglia Pixel presentati durante la conferenza, il Google Pixel Watch sarà dotato del chip Google Tensor, di cui magari ci farò un video specifico. Però di cosa si tratta? È un chip ottimizzato per machine learning e intelligenza artificiale. Ma durante la conferenza non si parla solo del Pixel Watch, si parla del Pixel 6a, del Pixel 7 e anche di un nuovo tablet Pixel che sarà rilasciato a partire dal 2023. Sono stati presentati anche i nuovi Pixel Buds Pro. Quindi ragazzi, con tutti questi nuovi prodotti che sono stati presentati, tra cui non dimentichiamoci di questo tablet, io vi consiglio di andare negli Stati Uniti intorno a dicembre in qualche ristorante e aspettare che qualcuno si dimentichi il prototipo, così da poterci giocare in anteprima. Tuttavia, Digital Day riporta che nei tablet e nello smartwatch saranno vendute nel mercato italiano. Adesso, io ho provato a vedere lo store ufficiale di Google e su quello italiano non c'è menzione dello smartwatch, ma su quello britannico, come potete ben vedere, c'è. Non è ancora in vendita perché le vendite inizieranno da quest'autunno, però il fatto che lo store italiano di Google non ne parli mi fa preoccupare. In ogni caso, se lo volete, andate in uno stato vicino all'Italia e lo comprate. Benissimo pinguini, io per oggi ho concluso, vi ringrazio di avermi ascoltato. Ci sarebbero altre notizie Google, però in questo video volevo concentrare solamente sul Pixel Watch, perché ne avevamo parlato già in un video precedente. Nel frattempo che voi vi godete le nuove reaction che ci sono su WhatsApp, rinnovo il mio invito di iscrivervi al canale e cliccare la campanellina. E ci vediamo con il prossimo video, ciao!